Un saluto a tutti qui da Go Pippo. Mamma mia, da quanto tempo non dicevo questa parola. Ah, vabbè, torniamo a noi. Ultimamente molti di voi mi hanno scritto sotto un video, in particolar modo l'applicazione Alfred, la telecamera di sorveglianza. La telecamera di sorveglianza fai da te. Ecco, molti di voi hanno espresso molti dubbi, molte pareri, difficoltà a far funzionare questa applicazione e io adesso ho deciso di portarvelo di nuovo. Molti di voi hanno chiesto se potevano utilizzare più dispositivi su cui installare Alfred e vedere dal ricevente o dal telefono che avete voi quando siete fuori di vedere tutte le telecamere. Io sono tornato in questa applicazione per aggiornarmi pure io perché erano passati 2 anni, diciamo 2 anni e qualcosina. Il video è stato fatto il 25 gennaio 2018, quindi parliamo di 2 anni fa, quindi sono cambiate molte cose. Io adesso vi vorrei far vedere questi cambiamenti. Ecco qua, allora, io adesso utilizzo tre dispositivi. Ho utilizzato un iPad del 2019, un mini iPad vecchio. È un telefono vecchio, un Honor, che non utilizzo più. Quindi adesso andremo a collegare tutti i dispositivi e vedere se il ricevente, cioè lui, quello che sta registrando, riuscirà a vedere tutte e tre le telecamere contemporaneamente, quindi per vedere più dispositivi. Andiamo a fare la prova. Io accederò col mio account Google, perché è importante avere un account Google, mi raccomando. Io accederò con il mio, accederò con tutti. Ok, già mi si vede, eccoci qua. E poi andiamo su questo qua. Ok, collegato. Adesso questo qui non l'ho collegato per farvi vedere fin dall'inizio quando ho scaricato l'applicazione come si entra, come si ci logga e tutto. Quindi qua ti fa vedere tutte le istruzioni su come far funzionare Alfred. Prepara la telecamera, goditi Alfred, ok, inizia. Vi chiederà, io uso questo dispositivo come un visualizzatore o una telecamera? In questo caso telecamera, perché il visualizzatore sarete voi con il vostro telefono e solo il vostro telefono. La modalità camera verrà utilizzato su tutti e tre o su tutti gli altri dispositivi. Quindi faremo telecamera, inizia. Anche qui vi chiederà l'account Google come nel resto degli altri dispositivi. E voilà. Eccoci che si è collegato e si è loggato con il Gmail. Qui mi chiederà la notifica, se mi può le notifiche. Accedere al microfono, ok. Vorrebbe accedere alla fotocamera, ok. Gli diamo sempre l'ok. Possiamo andare avanti, queste sono le istruzioni su come far funzionare. Volendo possiamo utilizzare il ricevente direttamente dal computer. Ok. E adesso il dispositivo è pronto, quindi come vedete si può vedere tranquillamente la camera. Adesso andremo a vedere se il ricevente può effettivamente vedere tutti e tre i dispositivi. Andiamo a vedere. Come potete vedere, io adesso sono entrato nel mio telefono ricevente, quindi qua vedrò subito, vedete, c'è iPad mini. Andando più giù ci sono un po' di pubblicità perché se non avete il premium. Poi ci sarà il telefono, lo smartphone e l'iPad di 2019. Quindi andiamo a verificare subito se funziona. Andiamo in live. Qui vediamo. Ok, vedete che si vede. Questo è il mini iPad 2. Come vedete io tocco il mini iPad 2. Ok. Quindi io da qui posso, come vi dicevo la scorsa volta, girare la telecamera, poter parlare, fare tutto quello che voglio. E quindi anche questo dispositivo funziona. Ci saranno sicuramente le pubblicità. Le andiamo a chiudere. Quindi andiamo adesso a verificare se funziona lo smartphone. Eccoci qua. Qui
Quindi anche lo smartphone funziona, infatti vi vedo nella parte alta, e quindi adesso questo qui funzionerà anche come vi ho fatto vedere prima. Quindi volendo potete attivare la campanella per avere una sirena, per trasmettere una sirena, per spaventare magari qualcuno. Eccoci qua. Oh, brutta, si è spaventato sicuramente il ladro. Mi sono spaventato io. Comunque, torniamo indietro. Quindi il secondo dispositivo funziona e rimane l'iPad 2019. Andiamo a verificare. E ragazzi, funziona anche l'iPad 2019. Quindi, come vedete, io posso gestire tre dispositivi contemporaneamente. Vedete? 1, 2 e 3. Quindi sicuramente potete utilizzare più dispositivi per poter vedere le vostre camere, o magari sparpagliarle per tutta la casa, e così potete avere un sistema di sorveglianza fai da te. È molto economico, perché se stiamo a pensare che basti alcuni dispositivi che abbiamo in casa che non utilizziamo o altro, semplicemente dobbiamo solo collegarli e vedere quello che succede in casa, possiamo fare tantissime cose, quindi è molto molto economico, senza spendere sicuramente migliaia di euro per telecamere ultra performanti. Sicuramente si può utilizzare anche il 4G, perché in questo caso io sono collegato in 4G. Io infatti adesso vi mostro com'è la mia postazione in questo momento, così vi faccio vedere che tutti e tre i dispositivi effettivamente funzionano. Ed eccoci qua con tutti e tre i dispositivi collegati con Alfred. In questo caso io potrei vedere, o magari se ha l'account mia moglie potrebbe vedermi tranquillamente cosa sto facendo. Ecco il dispositivo, il secondo dispositivo può anche andare in salva schermo, quindi basterà trascinare e ritornerà come prima, quindi è per risparmiare le energie, chiaramente. Quindi io vi incoraggio a iscrivervi al canale GoPippo se non l'avete ancora fatto, e a lasciare un mi piace. Condividete se potete questo video. Quindi potremo far crescere il canale e portare altri contenuti. Vi ringrazio per la visione.